Siamo la prima sezione operativa di Firenze, appena arrivati nella zona del sisma, nelle prime proprio decine di minuti, il nostro caporeparto ci ha detto di unirci a una squadra di comando di Viterbo che aveva localizzato una persona anziana viva sotto le macerie. E c'era il figlio di questa signora Anna che ci indicava dove potenzialmente poteva essere. E con cui abbiamo creato subito una catena umana tra vigili del fuoco, noi del comando di Viterbo sono passati, subito si sono lanciati anche i colleghi del comando di Firenze. Abbiamo in poco individuato la persona che fortunatamente era rimasta con lo scivolare del tetto e del solaio, era rimasta sotto una specie di vano ascensore, c'era proprio il vano ascensore. I colleghi di Viterbo l'avevano aperta il vano ascensore dalla parte del tetto, avevano rimosso quella parte lì dove c'era un varco di una 30-40 centimetri in cui si poteva vedere a questo punto la persona. Quando siamo arrivati non era visibile, ma in quel momento hanno aperto il tetto del vano e si è visto la persona. Dopodiché, un ragazzo del comando di Firenze, Alessandro, che tra l'altro mi hanno detto che ha delle competenze specifiche nel settore sanitario, si è offerto, ma qui tutti eravamo pronti a scendere dentro. E Alessandro, che tra l'altro quando mi ha detto il suo nome, che si chiama come mio figlio, ho avuto una particolare emozione, si è prodigato ed è sceso in questo cavo. E una volta liberato parzialmente la porta del vetro, l'abbiamo sfondata con un piccone, messo un Nomex per non tagliarsi, a questo punto è entrato dentro anche Francesco per coadiuvarsi con Alessandro per finire di disincastrare questa persona. Mi sono trovato con il collega Alessandro all'interno di questa nicchia ricavata sotto le macerie dove c'era la signora Anna che ci rispondeva e collaborava parzialmente con noi. E niente, siamo riusciti a mettergli nel migliore dei modi l'estricatore che c'era stato fornito dai colleghi Alessandro e poi dai colleghi di Viterbo che erano in superficie. E all'interno solo una cosa che è rimasta impressa è la parola di Alessandro che quando si era dentro alla signora gli ha detto: ora siamo in tre, siamo qui, siamo insieme, non ti preoccupare, siamo qui, siamo con te. Questo è per farvi capire che i vigili del fuoco quando sono all'interno non lasciano. E eravamo lì con lei, ci sono state a detta dei colleghi delle scosse, non le abbiamo sentite. Io mi incrociavo lo sguardo con Alessandra all'esterno, con Alessio, con il collega di Viterbo e erano loro la nostra forza. E quando siamo usciti è stato un'emozione, è stato come venire fuori da non so che, e soprattutto per la signora Anna. Mi tengo a precisare che mentre facevamo questa operazione ci sono state due o tre lievi scosse che non sono state per niente simpatiche da subire, soprattutto per loro, che forse non l'hanno neanche sentite perché erano proprio dentro le macerie. Avevamo tutti quanti pronti a scendere, tutti i colleghi che si sono offerti e fortunatamente comunque anche con la collaborazione di Alessandro che ha queste competenze sanitarie sembra insomma che la signora Anna sia stata portata in salvo senza danni ulteriori.